ZeroCO2 è una società ESCO, appunto, quindi per i servizi energetici, che è stata fondata nel 2004, facciamo 20 anni quest'anno, e dalla volontà di due associazioni no profit ambientaliste, quindi Lega Ambiente e Kyoto Club, che decisero di dimostrare quanto l'ecologia fosse un sistema per riformare economia e anche società in maniera più giusta, più sostenibile, più vivibile, più salubre. Quindi siamo una specie di oggetto di laboratorio che ha messo in atto questa sperimentazione e che, a mio avviso, ha dimostrato qualcosa, insomma, e si lavora sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica, sull'economia circolare, sulla rigenerazione dei territori attraverso la piantumazione e messa a dimora di piante, anche con particolare attenzione a chi si occupa di inclusione sociale. Adesso ci sono quasi 50 dipendenti, insomma, è una storia molto bella. Dibattiti come questo che avete organizzato questa mattina qui a Verona è, a mio avviso, importantissimo, perché non si parla mai abbastanza di ambiente in maniera approfondita e tranquilla. Siamo in un momento storico in cui si tende a rendere tutto un oggetto di tifoserie e quindi non c'è la possibilità di approfondire. E l'ambiente, per definizione, è un sistema complesso e per parlarne c'è bisogno di poter descrivere, entrare nel merito delle questioni, potersi confrontare su quali possono essere le soluzioni migliori e più adatte a un certo territorio, insomma. E poi c'è tutto il tema di quello che ciascuno di noi può fare nel quotidiano, ed è tantissimo. Quindi, insomma, devo dire che a fronte di una grande preoccupazione delle persone, perché evidentemente gli scompensi ecosistemici sono sotto gli occhi di tutti, e c'è ancora poco la possibilità di approfondire gli strumenti che abbiamo già, gli strumenti che esistono ma che possiamo pretendere come collettività. Quindi, insomma, tutto ciò che riguarda questo tipo di presa di coscienza, secondo me, è importante.